Peter, oggi l'Unità insomma dà molto spazio alla riforma della RAI e dice se il governo cede al ricatto di Berlusconi con un commento di Francesco Cundari. È una questione centrale a differenza di quanto sostiene Tramontano secondo te ed è un tema politico su cui, come dire, il governo Monti sta un po' fallendo le promesse, no? Ricordiamo la famosa frase di Monti che disse qualche settimana e vedrà a Fabio Fazio nell'intervista di qualche giorno fa. Sentiamo poi. Fermo restando che Tramontano ha molto ragione quando dice che l'interesse da parte dei partiti per piazzare questo o quello. La RAI ha un altro aspetto puramente economico. La RAI è un asset del nostro Stato e rischia di andare molto male, come sapete. Rischia addirittura in un prossimo futuro rischia delle situazioni prefallimentari, perché quelli sono i conti. È inutile girarci intorno, se da una parte Tramontana ha ragione rispetto al momento siamo in pareggio di bilancio, ricordo. Sì, sì, al momento siete in pareggio di bilancio, poi andiamoli a vedere bene i conti, ma non per colpa tua, ovviamente, o delle persone, che ci lavorano. L'altra cosa che ti colpisce è che tutto questo avviene dopo un incontro. Quel vertice salta dopo un incontro tra Confalonieri, che è il presidente numero uno di Mediaset, e Monti. Confalonieri subito dopo va in Parlamento e spiega che anche per Mediaset, come per tutte le televisioni d'Europa, d'altra parte, le cose sono messe molto male perché il mercato pubblicitario va molto male e se continuassero ad andare così male le cose, Mediaset sarebbe costretta a licenziare delle persone. Come la legge una vista da fuori. La RAI è molto forte, ha molte possibilità e se fosse messa in condizione di funzionare al di là dei contenuti politici sarebbe in grado di essere un concorrente fortissimo nei confronti di Mediaset e sicuramente di metterla in più grossa difficoltà. E da questo punto di vista la cosa con Falonieri e al socio di maggioranza Berlusconi la cosa assolutamente non piace. Vorremmo completare la riforma della giustizia. Probabilmente noi oggi dobbiamo congratularci che esista il terzo grado, anche se tecnicamente non si chiama così, e cioè il giudizio di legittimità della Cassazione che ha consentito a Marcello Dell'Utri di non essere condannato ieri. E dobbiamo chiederci chi restituirà al cittadino, non al collega senatore, a quel cittadino 16 anni di gogna, 16 anni di dolore, 16 anni che certamente nessuno potrà restituirgli nella loro interezza. Ecco a cosa serve la riforma costituzionale della giustizia. Allora, questo Alfano, adesso vado alla Meloni, però stuzzico Gomez, perché ieri ci ha colpito un pezzo sul Fatto Quotidiano di Luca Telese, che scrive, qua si parla di salvacondotto pacificato, cioè di sanatoria occulta. In pratica, secondo l'analisi del tuo collega Telese, come dire, ci sarebbe da una parte chiudere i resoconti con la giustizia da parte soprattutto degli esponenti del PDL in cambio della pace. È fantapolitica? Non lo so, è una chiacchiera che gira nel Telese, frequenta gli ambienti della politica, che gira molto negli ambienti della politica. Però secondo me è più interessante dire una cosa su quello che ha detto Alfano. Alfano ha ragione su una cosa, il garantismo deve valere nelle aule dei tribunali. La vita normale nella vita politica però secondo me deve valere il buon senso. Cosa voglio dire? Ci sono tutta una serie di comportamenti, andare abitualmente a pranzo a cena con i boss mafiosi, frequentarli, dirlo come si è detto oggi in una intervista sul giornale a un giurista, si diceva Frank Sinatra frequentava, aveva tutti amici mafiosi. Bene, Marcello Dell'Utri, come noto, ha avuto per sua stessa ammissione una lunga esperienza di frequentazioni mafiose nella sua vita. Recentemente, anche in anni più recenti, negli ultimi anni, ci sono stati telefonate di personaggi legati all'Andrangheta che direttamente parlavano con lui. Ci sono state decine e decine di episodi. Va bene, può darsi che tutto questo non sia reato, lo dovranno stabilire i giudici di legittimità e quant'altro. Ma è possibile che la politica non riesca a dire un punto fermo? Non riesca a dire chi ha simili frequentazioni, chi dice certe cose e definisce i boss mafiosi eroi perché non hanno parlato, non è degno di stare nel nostro partito? È questo che secondo me noi dovremmo pretendere dalla politica. La politica non dovrebbe demandare ai giudici il compito di selezionare le loro classi dirigenti. Ci sono tutta una serie di comportamenti che magari non sono reato, ma che dovrebbero essere sufficienti per dire io con te politica non la faccio. E invece per Dell'Utri arrivano gli applausi.